Oggi faremo una ricetta del nonno di Heidi. Se ti senti un po' burbero con i capelli bianchi e vorresti vivere su un pizzo di una montagna con tre alberi dietro la casa, allora sei nel canale giusto. Bene, benvenuto, benvenuto. Oggi cosa prepareremo? Oggi prepareremo la ricotta. La ricotta, bene, anche se il nonno di Heidi faceva il burro. Noi invece faremo la ricotta, quindi lo scenderemo un attimino di livello. Di altitudine, brava, bene, lo scenderemo e gli faremo fare la ricotta. E quindi se anche tu ti senti un po' nonno e anche tu un po' pecoraro, vieni con me e andiamo a fare la ricotta. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra ricotta fresca fatta in casa: 2 litri di latte intero fresco, quindi non UTH, fresco, quello che si prende al banco dei freschi, e 45 g di aceto di mele. Cominciamo subito. Versiamo i 2 litri di latte in una casseruola bella capiente. Riscaldiamo fino a raggiungere i 90 gradi. Se non avete un termometro da cucina, poco importa. L'importante è che togliate la pentola dal fuoco poco prima che inizi a bollire. Non deve bollire, un attimo prima. Ok, arrivati a temperatura, cosa dobbiamo fare? Nulla di più semplice: versare l'aceto, mescolare e far sì che il latte coaguli. Ecco qua, sta facendo la ricotta, vedete? Due litri di latte servono per 400 g di ricotta circa. Adesso prendiamo una bella ciotola capiente, spostiamo questo. Prendiamo un bel colino e versiamo qua la nostra ricotta e la facciamo scolare. Occhio a non bruciarvi. E voilà, vado, eh? Ok, adesso facciamo scendere il siero tutto in basso e lasciamo la nostra ricottina così a perdere l'eccesso di siero per un paio d'ore in frigorifero. E la nostra ricotta è pronta per diventare un dolcetto, per diventare la nostra cena o per soddisfare quel desiderio di ricotta che a 45 gradi è sempre un rischio soddisfare nei negozi, perché molto spesso arriva acida sulle nostre tavole. Ricotta vaccina, pronta in 5 minuti a casa nostra. E io metto questa ricotta in frigorifero. Ed ecco la nostra ricottina dopo un paio d'ore. Vediamo se riesco a sformarla. Fresca fresca, pronta per essere mangiata. E ora dobbiamo assaggiarla, dobbiamo sapere com'è. Deliziosa. Io l'ho fatta senza sale, perché questa diventerà un dolcetto. Ma se voi la volete salata, nessun problema. Basta mettere un po' di sale nel latte prima che si riscaldi. Bene, buona ricottina a tutti! E allora provatela e ditemi cosa ne pensate. Ora vi lascio alle foto. Ciao! Avete visto com'è facile fare la ricotta in casa? È buonissima! Tra l'altro io mi sono divertita un mondo a farla. Sì, sì, sì. Perché veramente uno si sente il piccolo caseario di Noarti. Sì, è bellissimo quando quaglia, no? Quando caglia. Certo, no? Quando quaglia è quello che aquila. E quindi quando un vostro amico viene per un caffè e vi chiede: ah, sai, mi andrebbe un canola alla ricotta, e tu subito: oh, cacchio, non ho la ricotta. E invece, bene, basta avere del latte intero
e il gioco è fatto. Bene, quindi se anche tu sei una donna malata di mente che si mette a fare la ricotta in estate a casa, bene, sei sul canale giusto. Ma mi serviva la ricotta. Mi serviva la ricotta. Ma ha detto che d'estate non ne botta. Meno male che non ti chiedono, panini al prosciutto, perché sennò avremmo qua i maiali tagliati a fette. No, naturalmente io l'ho fatta di mucca perché avevo il latte intero a casa, ma se voi trovate il latte di capra o di pecora, ben venga, oppure, perché potete fare la prossima volta alleveremo delle pecore qua in balcone. Basta, mi serviva la ricotta, ho ottemperato a una mia necessità da sola, una sorta di tutorial culinario. Bene, è venuta bene, ha un sapore però che non è la tipica ricotta che noi conosciamo, è un po' al centro, è ricotta, però è un po' al centro tra i fiocchi di latte e la ricotta di mucca. Quindi scoprite... è una cosa completamente nuova, alt, mi raccomando. Quindi dopo la scoperta della penicillina, della luce elettrica e delle ore, cos'è, qualche cosa a livello di atomi che si vede, abbiamo scoperto quello che c'è tra la ricotta e i fiocchi di latte. Rendetevi conto, ma è una cosa, questo video dovrebbe essere secondo me pubblicato in qualche rivista scientifica. Allora, chiediamolo a loro, con scientifiche o a Focus, e quindi un saluto anche a voi. Va bene ragazzi, dopo questi deliri devastanti del mio consorte che ha mangiato la ricotta e quindi potremmo abbinarlo anche a quello, noi ci rivediamo al prossimo video. Chissà cosa ci inventeremo. Veramente ci rincontriamo un'anteprima. La prossima volta vedremo come fare in casa l'olio di balena, mi raccomando, con una semplice vasca da bagno potete realizzare il vostro olio di balena. Sei un cretino, mi castri tutte le iniziative, invece io no, in peritura andrò avanti. Bene ragazzi, regalatemi un bel pollice in su, tutto ricottoso. Che schifo. E dopodiché finiteci sempre a trovare qui per il prossimo video, dove ci incontreremo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.